Pronto signora, buongiorno. Buongiorno. Senta qui l'informativa ministeriale numero 579823472. Senta, lei è la signora, vero, è sposata col signor Bruno, vero? Beh, mio marito è morto. È morto, è morto. No, appunto, ha sentito parlare di condoni? Il condono? Conosce il condono, signora? No. Non ne sente parlare nemmeno nei telegiornali, non legge sui Ma mica giornali? molto, guardi. Lei non legge i giornali? Beh, qualche volta, insomma. Non Quanto guarda i tempo? telegiornali o guarda Oh, solo la De Filippi? Eh? Come? sì, riguardo. Guardi, ecco. Quindi ha sentito parlare del condono? No, forse no. Sì. Sì o no? Sì. Sì. Cioè, lei non solo non deve condonare, ma lei a questo punto è in credito. È in credito veramente, molto in credito, sa? Che Cioè, cosa? il condono è quando uno ha, insomma, fatto qualcosa che non doveva fare, bene o male, con una piccola cifra riesce a superare il tutto e si cancella. Mentre in questo caso lei è in credito d'imposta Di addirittura. cosa? E di cosa? Delle trombate, signora. Delle trombate, reparto trombate, cioè nella categoria trombate lei è in credito, deve avere. Va bene. Ecco, quando possiamo venire a versargliele? Perché si fanno solamente di persona. Ah, non lo so. Non so Esatto. mica dirglielo perché io devo andare dalle mie figlie. Sì, vada, ecco, magari le sue figlie quanti anni hanno, signora? Vabbè, una ne ha 48 e una 45. Ma accidenti, signora, e lei allora ce n'ha 90, 40, 80, Sì. insomma, vabbè, 110. 110, va bene, no, 110 è un po' troppo, signora, non bari, non bari, e nemmeno Brindisi. Senta, allora facciamo così, vengo direttamente dalle sue figlie, ma le sue figlie hanno a loro volta delle figlie? Come? Le sue figlie hanno a loro volta delle figlie? Se hanno? Delle figlie, le sue figlie? Sì. Di che età sono le sue nipotine? Ma quante No, è bene storie, saperlo. Mi dica. eh? Una ne ha 22 e una ne ha 15. Bene, allora, lasciamo quella di 15 troppo giovane. Vengo a condonare quella di 22, va bene? Beh, va Allora, bene, io però vado adesso a non so condonare. mica dirle quando, Non eh? si preoccupi, io le cancello, cioè le do tutto il suo credito d'imposta delle trombate, condonando la ragazza di 22 anni. Cioè, faccio tutto con lei, signora. Sì, Ecco, adesso ci qui mettiamo d'accordo un'altra saltiamo le volta, però. quarantenni, saltiamo le ottantenni, eccetera, eccetera, e quindi praticamente, signora, io condono la 22enne e non se ne E parla che più. cifra ci sarebbe lì? No, no, non è una cifra, signora, è un fatto, cioè praticamente è un credito di trombate, non di soldi, di trombate, no? Quindi io le verso tutte, le verso, insomma, devo stare un po' attento, naturalmente, con il condom, certo, il condom del condono, tutte alla 22enne, che Beh, insomma, è una storia essendo un la po' più lunga, giovane guardi. avrà Io adesso un futuro davanti, no? E anche naturalmente, possibilmente di dietro, si starà a vedere. Va bene, signora, allora vengo dalla No, no, 22enne, beh, adesso aspetti perché prima mi verserò metto d'accordo tutto. con le mie Sì, figlie. si mette d'accordo, dica Però, che c'è il ecco. condono delle trombate, 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 no? E quindi lo dica alle sue figlie Va che la bene. figlia sua Sì. nipote 22enne, che non so se è sposata, no, non è No, no. sposata, è fidanzata, Beh, insomma. ma insomma non si sa, vabbè, questo non importa, Queste sono vabbè, cose sono che cose che sono un po' vanno e personali, vengono, non credo sì. che interessino Sono molto persone, alla no, a me mia. non sono mica geloso. Va bene, Quindi, grazie, buongiorno. praticamente condonerò la ragazza di 22, va bene? Va bene. Buongiorno, buongiorno. Se non c'è il soldazzo, stasera io mi ammazzo, passerò per pazzo, ma non mi porto un... Ma se c'è il soldazzo, io non mi strapazzo, sto qui e mi sollazzo, non mi rompete il...